Sono 10 anni che vi portiamo nei party più belli del mondo, intervistando i DJ più famosi, facendovi conoscere le nuove tendenze del momento. La nostra missione è quella di farvi scoprire dove e come ci si diverte nei quattro angoli della Terra. Benvenuti su Enjoy Television. L'Amsterdam Dance Event è un'occasione per i media di intervistare molti artisti. Nell'edizione 2012 ritorna ai nostri microfoni il DJ Richie Hawtin. Welcome back again. Welcome back, 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 back. Molti dicono che l'Amsterdam Dance Event è la conferenza numero uno al mondo per la musica elettronica. Cosa ne pensi? Yeah, well, I think, you know, for a while there was a number of different conferences going on for electronic music, but ADE has really slowly and surely developed into the key place for electronic music discussion and seminars and interactivity. It's incredible to see how much it's grown and how serious everyone, like all my colleagues from around the world, take ADE. You know, people fly from Tokyo, from New York, from my friend from Brazil I saw yesterday in Sao Paulo. So, yeah, it's a great meeting of electronic music minds. Dopo il successo della scorsa estate sull'isola di Ibiza, qui ad Amsterdam presenterai Enter. Yeah, well, we have had an incredible success with Enter all year on Ibiza. The Amsterdam edition was sold out nearly 2 months ago. We were really surprised and excited. The venue is incredible already, and we're building our own special setup with our circles and special shadow dancers and kind of the Ibiza experience. We've got myself, Loco Dice, Dubfire. So I think it's gonna be crazy. It should be a bomb, you know. I'm very excited. Hai definito Enter come un'esperienza musicale e non come la classica serata in discoteca. Credi che il pubblico abbia capito la differenza? Yeah, I think most of the crowd, I don't know if they all understand it totally, but I think it's not about looking up and being like, ah, okay, they did this, I understand. It's about going somewhere and coming out later after and being like, wow, that was so amazing. Dubfire played great, Rich played great, but I don't know, like, it was amazing. Like, something took it and made it better than normal. And that's how I think people realize Enter is something different and it's an experience unlike other things on Ibiza. That's why I think we had the success. People kept coming every week. People were flying, some people were flying in from Italy on Thursdays just for the experience. And I, Dubfire, Paco, myself, we all had most of our best sets of the summer at Enter because of the experience was not only for everybody else, it was for us too. I've never been so high. I've never been so high. I've never been so high. Dopo l'Amsterdam Dance Event partirà un nuovo progetto in Nord America chiamato Control. Di cosa si tratta? Another new project, yeah. Yeah, well, Control is a tour, the beginning of a series, hopefully, of tours through North America to help educate, inspire, and entertain the new generation of electronic music fans. You know, as many people have heard, North America now is an explosion of electronic pop music. You know, there's huge parties and raves with 50,000 people, 100,000 people, but most of what people are listening to
is very similar. It's all kind of the same. So we feel that there's a time right now where people have been introduced. They're excited about electronic music, but they want to know a little bit more. They want to dig a little bit deeper. They want to hear a different groove. They want to hear a different sound. And so Control is our way of going through and telling people and playing for them the different side of electronic music. Questo tour si svolgerà nei college americani oltre che nelle discoteche. Perché questa scelta? Yeah, well, I think, you know, I think one of the problems in North America, the music's so big already that all the DJs are superstars, everyone's on big stages. It's like hip hop. Like the DJs are unattainable. And I always thought electronic music was one of the most important parts was that it was very ground roots, that the crowd, the separation between the crowd and the DJ and everybody was really, it was, everybody was near. And it was, yeah, like more level. So we want to go and be able to like talk to the next generation. We want to be able to touch them and say, hey, ask questions and find out what they like about electronic music, tell them our stories and make a connection, you know. I think it's important. I think, you know, one thing seeing a great DJ on stage, but then actually having a chance to ask a question or hear them talk is another thing. And we hope that will resonate and show people that, you know, there's more to electronic music than electro pop and big stages and flashing lights. Credi che anche il pubblico europeo abbia bisogno di un tour come Control? I think the European crowd is in some ways better educated because of what's happened over here culturally over the last 20-25 years. Older brothers were into electronic music, they told their younger sister, or you know, there's a bit more information and communication. Would it be good if there was a tour like this? Definitely. I think there's always room for more education or more inspiration for the new producers, you know, because it's also a big message that we want to let the next generation know that at a producer level or as a DJ, you know, be inspired by what I do or by Loco Dice or by anybody, but don't aspire to be just like us. Find your own way, create your own groove, your own music. You know, there's so many copycats right now. It's so easy in a way to DJ. It's so easy to make music. So take your time, find out how you can take control of the machines that you use to transfer yourself through them and create something uniquely you. If you can't do that, then give up. Grazie Ricci e alla prossima su Enjoy Television. Hi, this is Richie Houghton and I'm at the Amsterdam Dance Event 2012 and you're watching Enjoy TV.
this groove. Make your body move. DJ, play that song. I need to get it on. Don't let problems get you down. No. Let your light shine. Move around. No matter who you are, you're a star. So get ready. Notte ci ha riportato Rovato, siamo al Qui Clubbing, per cui questo è uno dei rari casi in cui le varie arti si uniscono. Qui il teatro entra in discoteca. Clubbing è uno dei pochi locali italiani ad avvalersi della collaborazione di un coreografo. Noi l'abbiamo incontrato. Per me il Qui Clubbing rappresenta un locale che dedica una gran parte al lato artistico di tutto. Non è un semplice, almeno per me, non è un semplice locale con una animazione quelle che magari siamo abituati a vedere un po' da tutte le parti. È una discoteca che dedica un gran tempo alla visibilità, cura in dettaglio il ballerino, cura in dettaglio le ragazze, i ragazzi, a partire da tutto, dai vestiti, dai capelli, dal modo come si muovono, dal modo come si devono approcciare con il palco, con tutto. Quanto è difficile preparare degli spettacoli come quelli che vediamo al Qui Clubbing? Molto. Molto, molto, molto. Allora, il target del Qui è alto e le richieste del cliente anche proprio di quello che è il Qui è alto. Si cerca sempre di creare uno spettacolo, di portare in scena uno spettacolo che faccia la differenza, ma in tutti i sensi. Io ho una preparazione classica e ho sempre lavorato in passato in teatro e sono sempre in tutti i miei spettacoli cerco di improntarli più su quello che c'è il teatro, perché secondo me è quello anche che fa la differenza. Portare poi l'artistico, il teatro in una discoteca è sempre stato difficile e magari anche non incomprensibile dai clienti, dalla gente, però c'è una bella risposta del cliente, della gente, e questo mi soddisfa tantissimo e soddisfa tutti noi che lavoriamo. Questa notte
notte è un'anticipazione di Halloween. Cosa avete preparato? Abbiamo preparato lo spettacolo dell'esorcista, però io cerco sempre che in quello che almeno io creo, cerco sempre di crearmi una mia favola. Ovvio, sempre bisogna fare riferimento a qualcosa, che può essere un film, che può essere un'idea pazza, però sinceramente è l'esorcista, l'abbiamo chiamato, ma c'è qualcosa anche dei zombie, perché comunque l'Halloween richiama comunque i spiriti e perciò ho creato qualcosa. Io dico sempre, mi sono creato la mia favola in testa, ok? È una mia pazzia, tra virgolette, perché ho unito i zombie con l'esorcista. Nello spettacolo c'è, anche se non vorrei dirlo, però nello spettacolo praticamente c'è la parte del prete che nel film non muore, ma nel mio spettacolo lui muore e viene proprio, tra virgolette, ammazzato dalla ragazza che è stata posseduta dal diavolo. È un mio film che mi sono fatto in testa anch'io. Fate molte prove per realizzare questi spettacoli? Allora, noi proviamo di solito giovedì, venerdì, dipende. I spettacoli, almeno per quanto mi riguarda, sono abbastanza impegnativi perché io sono molto pignolo e curo anche il dettaglio, nel senso non mi piace che, per dire, che uno sia diverso dall'altro quando c'è qualcosa insieme da mettere. Di solito sono dalle 10 alle 6, sono più o meno 7-8 ore di prove. Giovedì, venerdì, poi sabato facciamo la prova generale con le luci. È abbastanza impegnativo. Caratteristiche deve avere un performer per entrare a far parte del vostro staff? Secondo me deve essere, purtroppo io, nel senso, io ultimamente ho avuto abbastanza difficoltà nel trovare anche delle persone che vadano bene, perché come dicevamo prima, il target e i requisiti per quello che è il qui finora sono abbastanza alti. Io sinceramente, come anche i miei colleghi, anche i miei titolari, siamo sempre alla ricerca di un personaggio, ok? Sì, la bravura sì, però io credo che nella vita bisogna essere personaggi, perché si può essere bravi tecnicamente, bravi come persone, però se sei un personaggio dentro di te, non so, hai qualcosa in più. Avete già programmato gli spettacoli per tutto il resto della stagione? Allora, sì, abbiamo già preparato qualcosa. Abbiamo già pensato tutto quello che faremo in questa stagione. Ti ringraziamo per essere stato con noi su Enjoy Television. Grazie, ciao. Anche se in realtà l'edizione 2012 dell'Amsterdam Dance Event inizierà solamente domani, qui si inizia a ballare. Alle mie spalle c'è lo studio 80, questa notte il party della Safe Records, in console Nick Fanciulli e Robert Dietz. Well, it's amazing. This is our third year doing this, and it's great because it's like
we always do our parties just at the start of the week, so everyone's fresh and everyone's in a good mood. And what we like is we get to meet a lot of the industry because it's all our friends come out. You know, it's a really relaxed night. We've got a lot of our great DJs playing, like Robert Deeds and me. Subban's not here, he cancelled, but we also have Onu as well. And yeah, it's just, you've been in there, it's a really nice vibe. It's a perfect vibe. Questa sera dividerai la console con Robert Deeds. Ci puoi parlare di questa collaborazione? Yeah, no, Robert's been working closely with us for about 1 year now. And we play a lot of back-to-backs together. And he was the perfect person to come and invite. Last year we had Stacey Pullen and this year it's Robert Deeds. Il tuo party di questa sera apre ufficialmente l'Amsterdam Dance Event 2012. Now it's officially ADE because it's past midnight. But yeah, it's a tough process and I've worked closely with Studio 80 and they've been fantastic about trying to bring ADE that little step closer to Tuesday. But it's perfect, you know, it's just the right people that we want on and to come and do this sort of thing, so. Dicono che l'Amsterdam Dance Event sia la migliore conferenza di musica elettronica al mondo. Secondo te è così? I don't know. I think that it gets bigger and bigger every year and it's become like the Miami of the Miami Music Conference of Europe. There's a lot of business been done here. There's a lot more business that's done here than what there is in Miami, but there's so many amazing parties this week. So. Presenterai qualche nuova produzione durante la conferenza? Yeah, I've got pretty much the whole new set is all new music. From like a lot of Dutch artists, a lot of artists on Saved, and a lot of my new music as well, so. Cosa ne pensi dell'esplosione della musica dance negli Stati Uniti? It's huge. Everyone's going crazy about it, especially in America and stuff, but you know, I think it's become really, really popular. But with our music, it's always going to stay underground. I think it's always going to be a really small market, so. Durante l'Amsterdam Dance Event si terrà l'elezione del DJ numero uno al mondo secondo la classifica di DJ Mag. Ci puoi fare un tuo personale pronostico? I think it has to be probably David Guetta number one, Armin van Buuren number two, and someone else number three. I don't know. I lost touch of that magazine such a long time ago, so I don't really know what goes on there, but it's a big thing. But you know, popular music always wins, so. Pensi sia ancora importante una classifica come quella di DJ Mag? It doesn't interest me, but I think to some people it's really important. So, yeah. Because I'm not about, you can't judge music, especially our music, on charts and numbers and points. You've got to just trust it on the music, and I think that's the most important thing. Quali sono I tuoi progetti dopo l'Amsterdam Dance Event? I'm going on holiday tomorrow. Yeah, I'm going to go to Dubai tomorrow on holiday with my family for a week, and then I'm going to come back. Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? When I'm off, I like playing golf and I like doing really boring stuff and I like being a dad. I stay at home with my son and stuff like that. È arrivato il momento di divertirsi. Grazie e alla prossima su Enjoy Television. Yeah, thank you. Bentornati ad un nuovo appuntamento con Enjoy TG, l'unico telegiornale del mondo della notte all'interno di Enjoy Television. Questa settimana iniziamo parlandovi del DJ Steve Aoki. Come sapete, lui durante I suoi show si avvale dell'aiuto di alcune attrezzature molto particolari per animare I suoi show e per intrattenere il pubblico, dalle macchine sparacaramella ai gommoni con il quale surfa sul pubblico fino alle torte da lanciare in faccia al pubblico stesso. In uno show che si è tenuto la scorsa settimana a Porto Rico, il DJ aveva installato
lasciato alla base del palco un trampolino sul quale avrebbe dovuto effettuare un salto. Il salto c'è stato, ma purtroppo Steve Aoki l'ha completamente sbagliato, rischiando quindi di rompersi l'osso del collo. Fortunatamente non è stato così, è stato comunque portato all'ospedale di San Juan a Porto Rico, ma fortunatamente questo salto sbagliato non ha avuto conseguenze. Per tutti i fans di Steve Aoki che non volessero perdersi questa performance poco riuscita, potete andare su YouTube dove stanno impazzando alcune versioni del video. È arrivato il momento di parlare di festival, perché i festival non si tengono solamente durante la bella stagione e in località di mare, ma si tengono anche d'inverno e in località di montagna. Stiamo parlando di quello che succederà in Austria dal 1 al 6 aprile 2013. Il festival si chiama Snowbombing e ci saranno molti DJ importanti che siamo abituati a vedere suonare, per esempio sull'isola di Ibiza, questa volta suoneranno in alta montagna. Appena confermati nella lineup sono stati Carl Cox, Massio Plex e Seth Troxler. Per tutte le informazioni per chi volesse partecipare a questo festival, il sito è www.snowbombing.com. È arrivato il momento di parlare di una compilation molto importante, la Sensation Inner Space New York 2012. Un doppio CD mixato da Fed Legrand, che al momento è impegnato fino a metà dicembre intorno agli Stati Uniti. Un doppio CD, dicevamo, che è capace di farvi rivivere le emozioni di una vera e propria sensation, dall'inizio alla fine, parola di Fed Legrand. La compilation per tutti gli amanti di Sensation e anche per gli amanti di Fed Legrand è disponibile su iTunes. Novità discografiche anche sul fronte dell'etichetta Desolat. Il suo boss Loco Dice, dopo un periodo di ozio per quanto riguarda lo studio ma molto intenso per quanto riguarda le date delle sue performance in giro per il mondo, infatti vi ricordiamo che al momento Loco Dice è impegnato nel tour Control insieme a Richie Hawtin in Nord America, esce con un nuovo EP dal titolo Toxic. Sono quattro tracce definite dallo stesso Loco Dice quattro bombe capaci di infiammare i dance floor. Quindi per tutti gli amanti delle sonorità dell'etichetta Desolat e per tutti gli amanti delle sonorità di Loco Dice, è sicuramente un'occasione da non farsi sfuggire. Anche per questa settimana è tutto, lo spazio dedicato ad Enjoy TG all'interno di Enjoy Television termina qui. Noi ci rivediamo la prossima settimana con tante novità riguardanti il mondo del clubbing e il mondo della notte. Buon divertimento a tutti, ciao! Oh, my God.